uno Spring Spaniel a circa 2 anni e mezzo, è stato scelto proprio apposta per fare determinati tipi di operazioni. All'estero viene particolarmente utilizzato sia per la ricerca delle sostanze stupefacenti e psicotrope, sia per l'esplosivo che per le mine. Grande passo nel contrasto alla vendita e al consumo degli stupefacenti. Francesco e Nanook opereranno in tutto il territorio cittadino e ci aiuteranno appunto ad individuare nelle piazze dello spaccio chi spaccia e anche chi acquista gli stupefacenti in tutta Genova. La nostra polizia locale ha attestato la sua prima unità cinofila, abbiamo visto che appunto il sistema funziona. Per un tipo di lavoro, una tecnica completamente innovativa dove si utilizza un sistema non solo cognitivo per il cane, ma un mix di tecniche che gli permettono di crescere, di segnalare qualora ci sia la sostanza con quello che noi chiamiamo un freezer, ovvero il cane si blocca e ci indica esattamente il punto effettuando un vero e proprio bloccaggio. Esperienza pregressa ne ho formati diversi, comunque non è un cane tecnicamente semplice, ma dà dei grandissimi risultati.